Leonardo Romanelli a Pistoia. Una volta era una cosa eccezionale, ora quasi quasi sei di casa. Direi di sì, che alla fine è stata una delle città riscoperte, cioè a dire che sapevi che era lì, sapevi che a un certo punto era facile arrivarci, ma non ci venivi mai. Da un punto di vista professionale, in realtà sta diventando una città che mostra tantissimi elementi interessanti. Perché? Perché alla fine sfata un po' il luogo comune che i Norcini sono nella zona sud della Toscana, sfata l'idea che c'è solamente il pecorino nelle montagne pistoiesi, non c'è solo la farina di castagne, non c'è solamente i necci, se no alla fine veramente si rischia di parlare solamente di necci e pattona, no. Qui c'è veramente tanti altri aspetti. Devo dire, allora, a parte quello che è il concetto della tradizione, pensiamo che proprio perché è stato un territorio per certi versi non attaccato da tutto quello che è stato l'eccesso di turismo, ma nemmeno, voglio dirti, da una richiesta perversa delle solite cose, che si è sviluppata una ristorazione carina, diversa un po' dal solito, adatta un po' a tutte le tasche, ma soprattutto dove si può anche assaggiare cose che oggi sono di moda, il seitan per esempio, cioè nel senso che anche chi fa un piatti vegetariani e vegani riesce a farli con attenzione, cioè dandogli proprio la conformazione di piatto vero, di ricetta vera, e non tanto di semplice nutrimento da prendere senza curare quello che è l'aspetto e il gusto. Paolo, Pistoia ha una posizione strategica tra Firenze e il mare, ma è anche in grado di una valida offerta enogastronomica? Dunque, secondo me Pistoia sta avendo un'offerta molto interessante che è in grado di attirare molte persone da città limitrofe come Montecatini, Prato, vengono da Firenze, vengono da Viareggio, per cui credo che l'offerta stia in questo momento sufficiente, possa migliorare, ma già è un'offerta abbastanza completa. Per quanto riguarda la differenziazione nella ristorazione, il centro storico sicuramente offre una quantità di servizi interessanti, per cui tra il prodotto tipico che si trova in ristoranti del centro, prodotti anche un po' più particolari, quindi il gap è abbastanza, diciamo, interessante. Per quanto riguarda la nostra attività, noi ci posizioniamo in una zona leggermente fuori dal centro storico, però diciamo vicino alle luci dell'autostrada, con un ampio parcheggio, e diamo un servizio appunto agrituristico, quindi legato molto al territorio, cercando di fare il più possibile chilometro zero, e cerchiamo di integrare quella che è l'offerta del centro storico, della sala, in modo appunto da potenziare il più possibile questa offerta che Pistoia deve in tutti i modi allargare, e in modo da poter portare più gente possibile a Pistoia. Giulio, Pistoia è enogastronomia, tradizione ma anche innovazione. Sì, tradizione ma anche innovazione. Abbiamo appunto, cosa che fa molto piacere per i ristoratori pistoiesi e per Pistoia in generale, notato appunto l'aumento di livello nella ristorazione di Pistoia. Si basti pensare appunto alle varie recensioni molto più positive rispetto magari a altri anni di tutti i ristoranti di Pistoia, basate appunto sulla tradizione, dove quindi si va a ricercare il vecchio cibo, però sempre fatto in maniera ottimale, di tutti i ristoranti che stanno migliorando appunto il proprio livello di cucina e di sala in generale. Noi ad esempio partiamo da una base quindi di tradizione, basandoci appunto sul territorio, dal pistoiese alla toscanità in generale, però rivisitandolo in una chiave molto più moderna, con delle cotture nuove, quindi eliminando i classici soffritti, oli, burri, eccetera, della tradizione, portandoli in chiave innovativa nel, appunto, nel nostro menù e nel mio ristorante in genere.